questi tempi sentiamo spesso parlare della libertà di espressione, della libertà dei giornalisti, della persecuzione fatta nei confronti dei giornalisti. Anche nelle trasmissioni RAI si sente parlare molto di questo, ma c'è un ma. Parliamo di Gianni Minà. È difficile sorprendere Gianni Minà senza un sorriso impresso negli occhi. Era connaturale, faceva parte integrante della sua sembianza, come avere i capelli ricci o un neo sulla guancia. Gli occhi si aggrottavano solo quando si parlava del dolore intimo delle Madres de Plaza de Mayo o delle torture subite dai giovani e dalle ragazze desaparecidos e desaparecidas. Per il resto sorrideva sempre, talvolta anche in maniera fragorosa, perfino quando raccontava delle sue incomprensioni con i consigli di amministrazione della RAI che si erano succeduti nel corso del tempo e che l'avevano ostracizzato ed emarginato. Contro di lui non si potevano emettere palesi editti di espulsione, semplicemente perché le sue trasmissioni segnavano uno share invidiabile e perché a lui riuscivano le interviste impossibili. Ma è morto in esilio perché di fatto è stato allontanato dalla RAI, che sempre ci parla della libertà di pensiero e della persecuzione dei giornalisti in altre nazioni. Era proprio quella simpatia che si affacciava dagli occhi e si faceva sincera e spontanea nelle parole a costringere benevolmente il campione dello sport, il capo di Stato, il regista e l'attore famoso, il premio Nobel, ad accettare la proposta di una conversazione. Mai banale, mai scontata, mai aggressiva e men che meno servile. Si è ricordato tante volte in questi giorni l'espressione usata da Massimo Troisi: io volessi avere la gente e Minà. Ma quanto è vero, era proprio così, un maestro del giornalismo. Loris Mazzetti, uomo RAI di lungo corso, dice: tanti conduttori dovrebbero essergli grati per aver aperto la strada a un nuovo format sempre attuale. Con Blitz è riuscita a coniugare informazione e intrattenimento, realizzando una trasmissione che rimarrà nella storia della TV. I nostri passi si erano incrociati sull'impegno a favore dei movimenti di liberazione in America Latina, tant'è che l'ultima volta che è venuto, stiamo parlando di Tonio Dell'Oglio, della cittadella di Assisi, l'ultima volta che Minà è venuto in Assisi è stato l'11 marzo 2019, in occasione dell'affollata conversione con Aleida Che Guevara, la figlia del Che. Una serata indimenticabile nella quale Minà si limitò a due interventi da 2 minuti ciascuno e poi ascoltò in silenzio la testimonianza di Aleida. «Ti sembrerà strano», mi disse a tavola, «ma il segreto del buon giornalismo sta nella saper ascoltare». Lasciando intendere che le domande ti vengono bene, sono quelle giuste, solo se sei stato in grado di ascoltare il vissuto dell'altro. Resta quella di Minà un'eredità diffusa e pesante che attinge a un modello ineguagliabile di giornalismo e approda all'impegno di una rivista, Latinoamerica, di studio e ricerca oltre che di informazione. Partigiana della verità, è stato detto, e per noi è stata la testimonianza vivente che si può essere ottimi giornalisti solo se si è di parte, scegliendo cioè la parte del rispetto dell'altro e della difesa dei deboli. Minà è morto in esilio, ma ci ha lasciato una grande testimonianza e una grande eredità di cui dobbiamo far frutto e di cui dobbiamo tenere presente lo stile per continuare a fare il nostro lavoro, dovunque noi siamo impegnati a lavorare.